In questo primo video dell'episodio di oggi voglio farvi vedere una registrazione effettuata ormai 14 anni fa. Partiamo in maniera tranquilla, con qualcosa di non troppo spaventoso, per poi man mano continuare in clip sempre più inquietanti. Quello che vi sto per mostrare è il filmato registrato dal proprietario di questo canale YouTube, un ragazzo della Svezia, di nome Patrick Johnson. Il video è stato pubblicato su YouTube nell'ormai lontano agosto del 2010 e insieme al caricamento il ragazzo ha anche scritto una breve descrizione per spiegare un po' di contesto. La descrizione del video legge: stavo scendendo nel mio seminterrato per recuperare la mia bici e testare la nuova videocamera. Poi ho visto... E non continuo perché altrimenti vi spoilerò tutto. Questo è ciò che ha ripreso il ragazzo. Avanzando lungo il corridoio si può chiaramente notare una strana ombra passare, un'ombra che a primo impatto potrebbe quasi sembrare quella di Patrick stesso, ma guardando meglio si capisce che non può affatto essere la sua, che si vede proiettata sul muro poco dopo. Andando a controllare, il ragazzo si accorge che l'ombra è del tutto svanita nel nulla. Non è successo niente di che in questo filmato, ma qualcosa è comunque decisamente inquietante. L'ombra, la qualità delle riprese, la scarsa luminosità e il luogo di per sé inospitale rendono questo video piuttosto angosciante. Anche per questo nel corso degli anni il video ha accumulato decine di migliaia di visualizzazioni. Visualizzazioni di persone che, come me e te, si sono chieste che cosa potesse essere quella strana ombra. Ad oggi non esiste una risposta certa, per cui dovete essere voi a provare a spiegare quello che è stato ripreso. Un utente di Reddit di nome EscoSeason95, 4 anni fa, ha pubblicato un video nella community r/ghosts, dedicata ad avvistamenti di fantasmi o in generale a tutto ciò di paranormale che registrano le persone. Nella descrizione del post l'utente ha scritto: stavo giocando col mio cane, eravamo solo noi due in casa, e la porta ha fatto questo. Non c'erano finestre aperte. La porta non si chiude automaticamente, e non riesco a trovare una spiegazione. Pensieri? Questo è il video pubblicato. Come avete visto, dal nulla la porta della stanza si chiude da sola e sbattendo. Se davvero le finestre erano chiuse, cosa può essere stato? Gli utenti che hanno risposto si sono divisi tra chi crede ci sia una spiegazione logica e chi invece pensa si sia trattato di qualche presenza. Secondo voi invece, che cosa ha fatto sbattere la porta? Quali sono le spiegazioni logiche e razionali a questo video, se ce ne sono? Quello che state per vedere è un altro video risalente al 2010. Questa volta però la qualità delle riprese sarà ancora peggiore, il che aiuta sicuramente a dare un'immagine più disturbante al tutto. Ad ogni modo, questo video è stato pubblicato il 15 ottobre del 2010 dal canale YouTube chiamato InShock 2010 e da quel momento ha terrorizzato tantissime persone. L'utente che ha caricato il video ha giurato che si tratta di riprese al 100% genuine, che non sono state modificate in alcun modo, non sono stati fatti tagli, edit o alterazioni di alcun tipo. Prima dell'inizio del video, il canale ci tiene a precisare alcune informazioni per dare un po' di contesto. Questo è ciò che ha scritto. Nel corso di svariate settimane, rumori e cose strane hanno continuato ad accadere nella zona della cucina. Ho deciso di installare una videocamera di sicurezza.
All'inizio pensavo fosse qualche piccolo animale, come un procione o qualcosa di simile. In 13 giorni di registrazione non-stop non era stato catturato nulla. Fino alla notte dell'11 ottobre. Non ci credevo. Questo è ciò che ha ripreso la videocamera. Come avete visto, in basso a destra nella porta finestra si può scorgere qualcosa di piuttosto strano. Una sorta di volto non molto definito si può vedere muoversi e sbirciare all'interno, qualcosa che sicuramente non può essere un procione. Il ragazzo del canale crede si sia trattato di un fantasma, oppure di un alieno. E le persone che pensano possa trattarsi di una qualche creatura paranormale pensano lo stesso. Tuttavia, ci sono altrettante persone che ritengono sia un video falso, qualche messa in scena architettata direttamente dal proprietario del canale. Quindi ora chiedo a voi, che cosa ha ripreso la videocamera? È possibile che un'entità paranormale come un fantasma o un alieno sia effettivamente andata a sbirciare lì? Come al solito, attendo le vostre considerazioni al riguardo. Nel prossimo video torniamo ad analizzare un filmato registrato dal canale YouTube Dark Ghost Paranormal, che ormai dovreste conoscere piuttosto bene. In passato, infatti, vi avevo già fatto vedere vari filmati registrati da questo esploratore urbano. Però per qualche motivo quello che state per vedere me l'ero perso. Pubblicato nell'agosto del 2021, questo video in particolare mostra l'esplorazione di una vecchia scuola abbandonata in Germania. Una struttura che secondo le voci locali è estremamente infestata. Si tratta di un luogo che una volta era pieno di vita, ma un luogo comunque di passaggio per le persone che lo frequentavano. Insomma, un luogo che potrebbe tranquillamente aver trattenuto qualcosa all'interno delle sue mura. Già dalle prime riprese possiamo notare che la scuola sembra abbandonata da tantissimo tempo, come minimo da decenni. Cocci, macerie e arredamento rovinato sono tutti riversi sul pavimento della struttura, indicando non solo il suo stato di abbandono, ma anche il suo decadimento. Alcune parti del tetto sono addirittura crollate, permettendo almeno di far entrare un po' di luce all'interno, non che questo renda il tutto meno inquietante. Ad un certo punto del video, una delle videocamere fisse che lo youtuber aveva posizionato nei corridoi della scuola riprende qualcosa di molto strano. Guardate. Dopo circa 2 minuti di video vediamo lo youtuber intento ad esplorare un'altra stanza, quando ad un certo punto... Я в этой комнате. Дай мне знак, если я в этой комнате. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Come avete visto, la presunta attività paranormale in quel luogo è particolarmente intensa, ma è quello che accade poco dopo allo youtuber che ha davvero fatto venire i brividi ai suoi iscritti, e sicuramente anche a lui.
Nonostante le strane attività che aveva appena visto, il ragazzo si fa coraggio e continua con l'esplorazione. Una scelta di cui si sarebbe pentito. Guardate quello che ha registrato. Ты специально меня сюда заманила? Poi, poco dopo, la luce del suo faretto sembra avere un altro malfunzionamento, stavolta più prolungato. Come avete visto, quando la luce si è riaccesa, la porta dalla quale era entrato era inspiegabilmente chiusa a chiave. Il ragazzo in qualche modo si è ritrovato intrappolato lì. Poi, poco dopo... Отпусти меня. Отпусти меня. I rumori agghiaccianti che si possono sentire al buio sono stati abbastanza anche per lui, che quando la luce si è riaccesa e ha visto che la porta adesso era aperta, ha deciso di uscire dalla struttura una volta per tutte. Quindi, chi o cosa cavolo era lì insieme a lui? Possibile che un'entità, o le entità, fossero così potenti da chiudere a chiave una porta, spostare oggetti e aprire altre porte mentre lui era in un'altra stanza? E se non si trattasse di entità paranormali, che cosa ha ripreso Dark Ghost? Come al solito, i giudici di questi video siete voi. Pubblicato il 20 aprile del 2016 dall'utente YouTube chiamato An Everyday Canadian, il seguente video ha lasciato perplesse non poche persone. All'inizio del filmato, il ragazzo che riprende cerca di dare un po' di contesto, spiegando che la situazione in cui si trova è piuttosto inquietante. Dice che mentre era di sopra, ha sentito degli strani rumori provenire dal seminterrato.
Dice poi che non può essere la lavatrice, dato che non fa quei rumori, e non può essere nessun altro che si trovava in casa con lui, dato che i suoi figli erano in camera da letto al piano di sopra, che dormivano. Mentre scende molto lentamente, si può sentire uno strano rumore che lo spaventa, ma nonostante questo il ragazzo si fa coraggio, determinato a capire chi o che cosa stesse facendo quei rumori. Aiutato solo dalla sua forza di volontà e da una fievole luce che permette a malapena di vedere qualcosa, il ragazzo registra questo. Hey guys, an everyday Canadian. I was upstairs and I'm hearing banging. Now, I just did the laundry not too long ago. I know it's not the laundry machine because I know what it sounds like. And there is literally sounds coming in my basement right now, and it's freaking me out. Kids are upstairs asleep, and I'm gonna go down and check right now. This is freaky right now because I rarely go in my basement. It's an unfinished basement. Oh, what the fuck is that sound? Like, holy shit. Like, I don't even want to go down there. It's fucking dark. Hold on, guys. Let me just get my light on here quick. Holy shit. This is freaking me out. I hate basements. My laundry machine just stopped. It's just me in the basement. Holy crap. What the fuck was that? What the fuck? Quella sorta di carrello giocattolo si muove improvvisamente verso di lui, senza un apparente motivo, il che lo fa spaventare a morte, prima che il video si interrompa bruscamente. La cosa più strana però è che il canale pubblica video molto spesso, ma a seguito di questo video in particolare non ha più dato ulteriori aggiornamenti. Anche per via di questo alcune persone hanno pensato che si sia trattato di uno scherzo messo in scena dallo youtuber stesso, mentre altre però hanno preso questo fatto come un'ulteriore prova che consolida la teoria secondo cui si sia trattato di qualcosa di paranormale. Se così non fosse, il ragazzo avrebbe continuato a fare video del genere, no? Invece apparentemente questo è l'unico del canale. Ma quindi che cosa ha ripreso il ragazzo? Un'attività paranormale oppure un semplice scherzo? In Canada, nell'Ontario, esiste un piccolo vicinato a sud di Port Elgin chiamato North Bruce. Le persone che vivono lì, però, si riferiscono alla zona come Devil's Elbow, che tradotto significa il gomito del diavolo. Secondo lo youtuber Exploration Unknown, che ha pubblicato il seguente video, il motivo per cui il luogo viene chiamato così è da ricondursi ad un prete che viveva in una villa della zona. All'interno di questa villa, secondo le voci, praticava riti occulti. La villa ora è abbandonata ed è conosciuta per essere infestata. Ovviamente è proprio lì che è stato girato il video che voglio farvi vedere. Ad oggi nessuno ha intenzione di acquistare la villa o vivere al suo interno per via del suo passato. O almeno questo è quello che si credeva. In questo video vedrete qualcosa che fa più paura di qualsiasi entità paranormale. Presto capirete. Vedendo le riprese dello youtuber, possiamo notare che la villa è tenuta piuttosto bene, ad eccezione del garage, il che magari può renderla meno inquietante rispetto a tanti altri posti abbandonati. Tuttavia, durante l'esplorazione, il ragazzo comincia a sentire degli strani rumori provenire dal piano di sopra. There's a fairly new washing machine in here. And you can see all the material. They were definitely, someone has worked on this at some point. I think I'm gonna go back inside, dude. I don't know. I don't know if I'm hearing paranormal or if there's really somebody here. Oh, jeez. Nonostante tutto, il ragazzo si fa coraggio e va ad esplorare il piano di sopra, dove i rumori si intensificano. Not here to bother you. Is the man here? I thought I heard a man's voice.
when I first came in here, it sounded like somebody walking up here. So sketchy. I mean, not structurally, just freaking terrifying. Thank God nobody's in there. Hello? Locked. I think I'll not push it. This looks like it must be in the master bedroom. Got a lot of picture up there. Oh yeah. Well, this is weird. E poi, dopo qualche minuto. Hello? This floor don't feel very good. This floor don't feel... Oh my God, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bank. Oh my god, turn away. Oh my god. Si può chiaramente sentire la voce di un uomo che dice al ragazzo I'm gonna kill you, ovvero ti ucciderò. Lo youtuber, decisamente spaventato, scappa via correndo più in fretta che può, visibilmente nel panico. Come vi dicevo, questa volta è stato ripreso qualcosa di più spaventoso di qualsiasi evento paranormale, una persona, con brutte intenzioni. È molto probabile che si trattasse di un senza tetto che non voleva essere disturbato, non voleva visite, e che probabilmente è rimasto nel buio e in disparte ad osservare il ragazzo durante tutta l'esplorazione. Quello che è stato ripreso qui è la paura più grande di qualsiasi esploratore urbano. Una persona potenzialmente pericolosa, in un luogo altrettanto potenzialmente pericoloso. Cosa avreste fatto nella sua situazione? Avreste avuto il coraggio, in primis, di entrare in quella villa abbandonata conoscendo le voci che girano intorno a lei? Come al solito, vi aspetto qui sotto con un commento. Intanto vi ringrazio per essere stati qui, e vi do appuntamento al prossimo, spaventoso video.